Esiste un'alternativa a tutto questo. Un'alternativa che è ideale dal punto di vista medico, ideale dal punto di vista scientifico, ma che ha delle implicazioni di carattere etico. Nel momento in cui il ricercatore ha i dati che nel laboratorio gli indicano che il vaccino potrebbe funzionare, si potrebbe anche mettere in atto un'altra cosa. Prendiamo 40 persone in perfetta salute, 50 persone in perfetta salute, e facciamo un'altra cosa. 25 li vacciniamo, 25 non li vacciniamo, e poi cosa facciamo? Li infettiamo noi col coronavirus. Li infettiamo in laboratorio con una dose controllata. E a quel punto diventa molto più facile, perché noi vedremo subito se il vaccino dà una protezione o non dà una protezione, perché saremo noi ad aver infettato queste persone. Perché però questo è un problema. Perché chiaramente chi lo fa si espone a un pericolo. Questi 50 volontari sono persone che devono esporsi a un grave pericolo. E qui viene il problema, perché quanto è grave il pericolo? Beh, insomma, forse grave è una parola eccessiva. Il pericolo per una persona giovane e in buona salute non è grave. Grave. Il coronavirus, quello che riconosce la cancelliera tedesca Angela Merkel alla propria nazione e che ha portato ad emanare le prime norme generali per un lento ritorno alla normalità, la famosa fase 2. Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger,
und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenfolg. Das hat Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut heute noch einmal gesagt. Wir haben die Faktoren, die dafür eine Aussage treffen, die in eine gute Richtung entwickelt, aber wir haben auch nicht viel Spielraum. Scampi, fetti, seppioline, calamari e subito per me 1, 2, pasta e fagioli, maccaroni, cannelloni, peperoni e subito per me 1, 2, pasta e fagioli. Bella donna, mamma mia, grazie, prego, baci, Napoli, Venezia, Roma, amore mio, mozzarella e carosella, risi e lisi e subito per me 1, 2, pasta e fagioli. Grappa spezial, cozze vongole, prego, aine di spinaci, vongole veraci, la braciola, gorgonzola, pollo arrosto, fettuccine, schöne patatine, poi per me, 1, 2, pasta e fagioli, zabaglione, minestrone, polentone, subito per me, 1, 2, pasta e fagioli. Tanto potente da poterlo considerare autoritario, avrebbe condotto test di massa fin da fine gennaio, chiudendo i 2600 km di frontiera con la Cina e facendo tamponi a tutti i passeggeri in arrivo da Cina, Iran e Sud Corea. I pochi casi sarebbero arrivati dall'Italia, che inizialmente non era considerata a rischio. Putin ha spiegato che il Ministero della Salute si è attivato almeno un mese prima di quelli degli altri paesi europei. Tutti i potenziali positivi vengono isolati e controllati anche negli spostamenti. Ma dall'opposizione emergono dubbi sull'attendibilità del test, che viene eseguito da un singolo laboratorio in tutto il paese e che, secondo alcuni, non farebbe emergere tutti i casi reali. Non solo, Putin ha firmato un decreto che fissa il 22 di aprile un referendum popolare con modifiche costituzionali che gli consentirebbero di rimanere al potere fino al 2036. L'opposizione ovviamente sospetta che voglia tenere bassi i numeri per non dover rimandare il voto. Segretario Bersani, lei da quant'è? Praticamente è un mesetto che in qualche modo siamo chiusi, siamo in una zona molto delicata, difficile, e
e qui si vede l'andamento delle cose, perché un miglioramento c'è, ma avanza in modo talmente lento che sembra quasi che vada indietro. Quindi noi bisogna che teniamo i nervi saldi, che resistiamo e che, diciamo, ci mettiamo tutta la pazienza e la buona volontà, perché ne usciremo. Ecco, io sento qualche demagogo che dice: ma non voglio morire di virus, non voglio morire neanche di fame. No, si muore di virus, perché di fame in Italia non muore nessuno. Che cazzo. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo, io sono pazzo, non ci voglio parlare. Roberto Burioni, buongiorno, do subito il buongiorno a Milano, a Burioni che è in collegamento, naturalmente. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Burioni, la congiura dei somari, perché la scienza non può essere democratica? Adesso uno dice Burioni e dice vaccini, no? E ne parleremo, naturalmente ne parleremo. Però io volevo chiederle invece chi sono i somari? I somari sono quelli che pensano di sapere le cose senza averle prima studiate. Io ritengo che in questo momento in Italia il rischio di contrarre questo virus è zero. Cioè in Italia il rischio secondo zero. Me è zero. Perché? Perché il virus non circola. No, siccome si vede un sacco di gente con le mascherine in giro. No, sarà per l'inquinamento.